Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex. Siamo qui pronti a continuare la carriera allenatore su FIFA 21 con il nostro Antonino Croce e il suo Nottingham Forest. Allora, ragazzi, abbiamo vinto il campionato, perlomeno siamo arrivati secondi, siamo in Premier League, abbiamo un budget non indifferente, infatti ci danno 72 milioni di euro per ovviamente costruire la squadra per la Premier League, quindi andremo a fare subito degli acquisti ancora prima del termine della stagione, ma naturalmente andiamo verso la fine della stagione. Intanto ci fanno un'offerta di prestito per Fitzgerald, questo giovane che ha 18 anni. Noi accettiamo la loro offerta. Con il diritto di riscatto, no, allora trattiamo, vediamo un po' di togliere il diritto di riscatto perché Fitzgerald è un giocatore che può esserci utile in futuro anche per un'eventuale cessione. Quindi, offerta di prestito senza diritto di riscatto, vediamo se accettano. No, bene, ok, come non detto, mi scusi, eh? Arrivederci, non è un problema. Lui rimane con noi. Intanto c'è il resoconto della primavera. Vediamo un po' in primavera chi ci possiamo portare. C'è Baker, questo portiere che ha praticamente 16 anni, che probabilmente promuoveremo in prima squadra per poi lasciarlo partire eventualmente perché non ha un grande potenziale. McNamee invece, questo portiere ha un ottimo potenziale, ha soltanto 15 anni. Speriamo che continui a crescere. Poi abbiamo Kaspar, anche lui ha 16 anni, è probabile che lo portiamo in vendita. Poi abbiamo McCauley che ha un potenziale così e così, lo lasceremo ancora crescere. Devin, anche lui ha un buon potenziale tutto sommato, ha 16 anni ed è probabile che lo portiamo in prima squadra. Sicuramente arriverà in prima squadra Borges, che ovviamente con i suoi 16 anni finalmente può essere promosso, quindi valuteremo dopo. Sta crescendo anche molto Lynch, che è arrivato già a 60 e questo è un piccolo campione, ragazzi. Su di lui si potrebbe costruire il Nottingham Forest del futuro. Poi c'è Hennessy, non ha un grande potenziale, potremmo anche decidere di venderlo. Poi c'è Logran, che ha un buon potenziale, secondo me. Poi abbiamo Lennon con un altro bel potenziale, anche lui sedicenne, quindi abbiamo un bel po' di giocatori da promuovere in prima squadra, ma andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti verso il termine della stagione, poi andremo a fare un po' di acquisti, intanto c'è Glenn Murray che è in contratto in scadenza, ma naturalmente lo lasceremo andare via, non ci interessa più di tanto. Attenzione, incarichi da CT, offerta per allenare la nazionale non ci interessa. E quindi andiamo avanti verso il termine della stagione, ragazzi. Ancora un altro, attenzione, contratti scadenza, sempre Murray, non ci interessa sempre lui. E siamo quasi arrivati. Intanto Takkar ha completato il suo passaggio. E vediamo un po' se riusciamo a selezionare il passaggio da attaccante completo. Da parte del nostro Takkar che rimarrà sicuramente ancora una volta. Ok, allora, ragazzi, siamo al termine della stagione. Mi sembra che ci siano delle notifiche, forse, vediamo. Ok, il prestito di Luke Freeman è scaduto e il giocatore è rientrato allo Sheffield. Allora, noi Freeman non lo andremo ad acquistare. Onestamente, sto valutando di prendere un altro giocatore. Quindi, per adesso va bene così. Poi abbiamo Will Swan del Port Vale è scaduto, il giocatore è di nuova disposizione. Ok, è tornato un giocatore. È tornato anche Richardson dal Forest Green. Anche Johnson. È tornato anche Fornà, che tra l'altro, tra virgolette, chissà se non dovesse arrivare a Luton Town su FIFA 22. Torna anche Lawrence Gabriel, McGuinn, Bessot, ok,
Ok. I contratti dei seguenti giocatori sono in scadenza e vabbè, non ci interessa. Quindi, ragazzi, terminiamo la stagione e partiamo per la Premier League. Ok, analisi finale. Siamo giunti al termine della stagione. La Di Vincenzo non può che essere soddisfatta per i risultati raggiunti finora, che ci hanno permesso di centrare gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, i giocatori e lo staff sono chiaramente entusiasmi di lavorare con lei. Saremo pertanto felici di averla ancora con noi anche nella prossima stagione. Bene, andiamo quindi. Immagino che nella chat giocatore non ci sia nulla. Ok, quindi andiamo avanti, ragazzi. L'inizio della stagione 2 con i Nottingham Forest. Questa potrebbe essere l'ultima di FIFA 21 con il Nottingham, anche perché se non dovessimo vincere né il campionato né un eventuale, anzi, se non dovessimo vincere proprio il campionato, sicuramente ci fermeremo qui. Se dovessimo vincere la Coppa d'Inghilterra, valuteremo eventualmente per una terza stagione, ma eventualmente fatemi sapere nei commenti se volete il continuo comunque sia, a prescindere dal risultato, da parte del continuo appunto del Nottingham Forest con FIFA 21. E intanto andremo a fare degli acquisti, ce n'ho in mente almeno 3 da fare. Abbiamo più di 70 milioni di euro, quindi un capitale enorme, che penso che non sia male per poter costruire e fare quei piccoli ritocchi. Tra l'altro, non ho intenzione di cedere Worrall, nonostante abbia avuto con lui una stagione altalenante, una stagione non certo positiva. Allora, scegliamo la coppa intanto, c'è l'invito alla coppa. Noi scegliamo la coppa internazionale e ci tocca giocare con Udinese, Rio Ave e Bologna. Poi abbiamo Genoa, Crotone, Copenaghen e Middlesbrough. Quindi parteciperemo a questo torneo e vediamo un po' subito cosa ci dicono. Compete nazionale, va bene. Il mercato è aperto e va bene anche questo. Quindi possiamo subito andare a fare degli acquisti. E ragazzi, facciamo già il primo degli acquisti. Un giocatore che onestamente voglio assolutamente utilizzare ed è Ivan Toney. Questo attaccante costa 10 milioni, non so quanto spenderemo per lui, ma voglio acquistarlo, quindi ci proviamo, contattiamo la squadra in cui milita e vediamo se ce lo danno. Eccolo qua, attenzione. Allora, offerta per il cartellino. Vediamo se accettano la valutazione di... Vediamo se accettano 15 milioni, ragazzi. Tondi tondi. Vediamo. Oh, l'hanno accettati. Forse ho pagato anche un po' troppo. Va bene. Comunque, Toney potrebbe arrivare. E per Da Costa sarebbe un'ottima alternativa, secondo me. Trattiamo con lui. Secondo me è un giocatore che ci può aiutare tantissimo in Premier League. E qui siamo in un'atmosfera diversa. Eccolo qua, Toney. Allora, lui vuole essere cruciale. Certamente, per carità, sarai cruciale. 4 anni. Facciamogli una controfferta di 5 anni se accetta. Ok, è accettato. Bene. Non interessa la clausola rescissoria. Noi siamo d'accordo con lui. E vediamo quanto gli dobbiamo offrire. Allora, io provo ragazzi con 45.000 e 100 di bonus ingaggi, vediamo se accetta. Ok, ha accettato, bene, Toney è il primo grande acquisto ragazzi, eh. Abbiamo speso un po' di soldi, ma li vale tutti. Allora, secondo acquisto sarà a centrocampo e si parla di Jovis Chotard. Lui è un giocatore che non voglio farmi sfuggire. Ha soltanto 19 anni e ha un overall già abbastanza interessante. Costa 5 milioni, quindi contattiamo per acquistare anche lui. E
Quindi fatemi sapere nei commenti eventualmente se siete d'accordo con gli acquisti che sto cercando di avere, di fare. Offerta per il cartellino, noi offriamo 6 milioni e 2. Vediamo se accettano. Ok, hanno accettato. Va bene, allora. Trattiamo con Chotard, sarebbe un centrocampista utilissimo per la nostra causa. Vediamo quanto. Vabbè, però lì in albergo Pettone e qua invece in ufficio mi sembra una disparità incredibile. Allora, vuole essere importante, accettiamo. 5 anni di contratto a noi ci va più che mai bene. Vediamo un po' per quanto riguarda. Ignoriamo la clausola rescissoria. Lui non vuole molto, devo dire la verità. Controfferta, rimuovi bonus. E va bene così, vediamo se accettano. Ok, hanno accettato. Bene, anche Chotard è acquistato. Allora, volevo prendere Godfrey, che in difesa non sarebbe male. Costa 11 milioni e mezzo, lui costerà tantissimo, ragazzi, eh. Però noi ce l'andiamo a prendere, ce l'andiamo a prendere, ci serve un ottimo difensore centrale e vediamo se arriva. Oggi in questo episodio, ragazzi, si parla di calciomercato, se non l'avete capito. Allora, scambio giocatori, noi gli diamo un bel difensore centrale, di uno di quelli che io tanto amo, nel senso che proprio, che è Joe Worrall. Gli diamo anche qualcosa di soldi. Allora, gli diamo. Vediamo, 8 milioni. Vediamo se accettano. Aggiungiamo anche la clausola per rivendita. La mettiamo al massimo. 25%. Vediamo, avanza offerta. Allora, Worrall lo vogliono e vogliono 17 milioni e 100. Accettiamo, ragazzi, ce l'abbiamo i soldi, sì. Accettiamo. Lo prendiamo. Allora, facciamogli il contratto subito. Worrall almeno ce lo togliamo dalle scatole. Pensavate che lo tenessi, invece, naturalmente. Allora, vuole essere importante, noi accettiamo. Vediamo un po' cos'altro. 5 anni di contratto, volentieri, volentieri. Prende anche un bello stipendio. Ok, niente clausola rescissoria. E adesso gli dobbiamo dare lo stipendio. Allora, io gli offro 45.000. Più 100 di ingaggio, vediamo se accetta. Ok, ha accettato. Quindi anche Godfrey è della nostra squadra. Un altro acquisto, ragazzi. Ebbene sì. Allora, voglio prendere Dembélé. Questo ragazzo di 17 anni non è granché, non costa neanche molto, 2 milioni e 4. Però ce lo andiamo a prendere. Secondo me sulla destra anche lui ci potrebbe dare. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 6 milioni e 7? No, facciamo la trattativa. Assolutamente. Non sapevo che ci avesse la clausola. Però vediamo se riusciamo a prenderlo. Scambio giocatori. Non abbiamo molti soldi, eh. Vediamo un po' chi gli potremmo dare. Centrocampisti, che ne abbiamo un bel po', eh. Un bel po' da diciamo eliminare, tipo Maguain, non sarebbe male daglierlo, o anche Fornà. Fitzgerald no, Asamoah no, Prior no, che costano poco. Allora diamogli Fornà e facciamogli un'offerta di 2 milioni. Vediamo se accettano. Assolutamente no. Vogliono Yearwood, ragazzi, ma non esiste proprio.
Controfferta, rimuovi scambio giocatori, i negozi offerta cartellino. A questo punto ti do 2 milioni e 8 e ti do un altro giocatore centrocampista. E vediamo se lo accettano anche, che è McGuain. Vediamo se accettano. Vogliono 2 milioni e 9. Ok, non vogliono la contropartita, accettiamo ragazzi, perché Dembélé ci può essere utile. Abbiamo speso un po' tutti i soldi. Allora, facciamogli il contratto subito anche per lui. Dovrebbe tranquillamente accettare per giocare anche in Premier League con il Nottingham. Ok, facciamo la trattativa. Sarà, diciamo, un turnover. Penso che gli vada bene. Sì, perfetto. Ok, 5 anni di contratto, li accetti? Perfetto, bravo Dembélé. Ignora clausola rescissoria. Allora, stipendio. Ti do 4.500 con un bonus di 50.000. Vediamo se accetta. Ok, ha accettato. Bene ragazzi, abbiamo fatto subito i nuovi acquisti. Quindi abbiamo un po' già costruito un bel po' di squadra. Quindi facciamoci un po' di allenamenti. Ci siamo liberati anche di Warral. Allora, prima di andare avanti, visto che abbiamo anche una partita, io devo valutare un attimo i giocatori tornati. Allora, abbiamo Diallo che è tornato. Poi abbiamo Samba che è in contratto in scadenza, ma lo rinnoverò. Smith è anche lui in scadenza. Lui è in prestito, ok. Amace, Ribeiro, vediamo un po' per quanto riguarda... Abbiamo un grande Godfrey... Allora, Lawrence Gabriel, lui ha 22 anni, ha un contratto in scadenza. Devo dire che è anche abbastanza veloce, quindi diciamo che lo posso proporre per un altro prestito. Quindi lo aggiungiamo nella lista prestiti. Allora, Richardson è molto veloce. Vediamo un po' se possiamo cambiargli... un po' il ruolo, perché non sarebbe male. Lui è un esterno offensivo, però se gli cambiamo il ruolo, magari come terzino sinistro, non credo che... vediamo un po'. Vabbè, facciamo una cosa, per adesso lo diamo in prestito, eventualmente lo aggiungiamo nella lista prestiti, poi valuteremo. Prior è sul mercato già, ma Mitten è in prestito. Wright, Amiobi, Asamoah è nettamente in zona cessione. Allora, Fornah, visto che ha 21 anni e non mi entusiasma, lo mettevo tra i giocatori in vendita, perché mi dispiace, non sono più interessato. Anche McGuain, visto che abbiamo un po' di giocatori in sovrannumero, anche per lui si aggiunge alla lista trasferimenti e va bene così. Poi abbiamo, vediamo un po', Dembélé che è arrivato, Garner diventerà un CC, quindi va bene così. Fagan è tra quelli dei prestiti. Poi abbiamo Johnson. Allora, lui ce lo teniamo, è un attaccante sinistro ed eventualmente, visto che c'ha 20 anni, lo mettiamo tra i possibili prestiti. Poi abbiamo Kinsella. Kinsella è in lista trasferimenti. Poi c'è Swan. Anche lui lo mettiamo tra i possibili prestiti, tranquillamente. E poi abbiamo Toney e Takkar. Bene, ragazzi. La squadra ce l'abbiamo. Abbiamo costruito una squadra davvero niente male. E avviciniamoci alla prima partita amichevole, tra l'altro, della coppa estiva, diciamo,
e noi abbiamo fatto i nostri primi grandi acquisti e vediamo un po', perché comunque sono degli acquisti incredibili. Intanto ci sono un aumento del budget, eccoci qua, abbiamo il Rio Ave. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono. Budget del mercato aumentato, 41 milioni, va bene, abbiamo già spesi un bel po', ragazzi, e va bene così. Chat giocatore, vediamo un po' la chat giocatore. Fornà, sono felice che abbia deciso di cedervi, non mi sono mai trovato bene qui e credo che trasformi altrove. Ok, siamo d'accordo, dunque. Bene, Meguin, sono felice, anche lui siamo d'accordo. Grazie mister, credo che andrà a giocare per far bene. Siamo d'accordo dunque. E anche Johnson va bene così. Ok, ragazzi. E adesso ci andiamo a giocare questa prima partita. La prima partita ufficiale, se così possiamo dire. E io voglio far giocare un po' tutti. Allora, Ampadu lo lasciamo titolare, al posto di McKenna io farò giocare Godfrey subito ad esordire. Amage al suo posto mettiamo Ribeiro, al posto di Alo Vagnoman. Sulla fascia destra, ragazzi, io metto Lolley. Ranks e Cafu, ma qui Cafu verrà sostituito da Chotard, che però non è il suo ruolo. Bene, vediamo se è il ruolo di lì qui. No, neanche. Bene. Allora, Chotard poi dobbiamo valutare. Quindi Chotard, rimettiamo Cafu. Sulla fascia sinistra mettiamo Ameobi. Lincoln come trequartista. Come attaccante noi faremo giocare il solito Da Costa. Questa è la formazione titolare. Ci portiamo in panchina più o meno gli stessi giocatori. Tranne che al posto di Fernandes, ragazzi, porto Toney. Perché ovviamente Toney deve più o meno giocare. Poi di altri giocatori che posso portarmi c'è Dembélé, che lo voglio provare, quindi non ci sarà Caicedo, ma Dembélé. E mi porto anche lo stesso Shota. E lo portiamo al posto di... Anzi no, Shota per adesso lo lasciamo fuori. Allora, ci andiamo a giocare così, ragazzi. Faremo soltanto questa partita per questo episodio, quindi giocheremo soltanto contro il Rio Ave. Abbiamo fatto un po' di acquisti, quindi spero che ovviamente sarete contenti degli acquisti. Fatemi sapere nei commenti se intanto là leggete a rischio il posto da titolare di Da Costa, ma naturalmente è difficile che sia così. Fornone non brilla e ovviamente se ne andrà. Ok, ragazzi, andiamoci a giocare questa partita. È la prima partita della seconda stagione con il Nottingham Forest. Una formazione un po' rimaneggiata. Abbiamo un difensore centrale come Godfrey, titolare con Ampadu, che secondo me sarà titolarissimo. E ovviamente poi vedremo gli altri giocatori. Andiamoci a giocare, ragazzi. Il nostro tour negli Ci stadi è siamo, collegato, ragazzi, il ci cielo è siamo. limpido qui nella Prima squadra del calcio partita. argentino, mancano pochi istanti Prima al calcio partita d'inizio, della nuova qui stagione Pierluigi Collalto vi per parla assieme a Stefano Nava che curerà il commento tecnico, Coppa Internazionale il Europea che si apre con la Nottingham. prima partita della fase a gironi, subito in palio tre punti pesanti, sfida che mette di fronte due protagonisti del calcio mondiale. È la loro prima partita, vediamo se ingraneranno subito. Lo scopo di questi Ok, tornei è bene proprio così. quello di testare le condizioni della rosa e permettere agli allenatori di provare nuovi giocatori, nuovi Stiamo schemi già, in vista dell'inizio della non dico stagione in difficoltà. ufficiale. Attenzione qua. Allo stesso. Lincoln non ce la fa. Ottima la pressione, qui la difesa si rifugia in fallo laterale. Qua perde palla Ranks, attenzione. E attacca il Rio Ave, che non è male come Ha squadra, lasciato andare eh. via senza Attenzione, mai dire però. punizione. Troppo morbido, direi. Deve solo E piazzarla. niente. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Abbiamo Avanti subito il la primo gol, Bolivia. ragazzi, Partenza Qua lanciata da loro e vedremo se la ora difesa ha continueranno a premere sull'acceleratore dormito. per poi Vabbè. sfruttare il momento Non è un favorevole o bell'inizio. se tireranno un po' il fiato.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Vabbè, con calma possiamo recuperarla la partita. Scelgono ancora il tiki-taka. Qua fermato da Costa. Non è riuscito a girarsi. Carlos Mané. Lettura perfetta. Bravo il nostro terzino. E qua però Ranks prova ad andarsene. Occhio che guadagna metri. Avanza a caccia del varco giusto. Qua fermati. Spazza in qualche modo. Hanno una difesa molto Coentrao. Molto chiusi sul portatore di palla. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. No, Lincoln, niente, se è andato a terra Lincoln. Buona qui la attenzione qua perché ci stanno. Ci sono metri a disposizione. Bravissimo Godfrey. Cross, pallone perso. Niente, rimpallo ha favorito loro. Prova, conclusione intercettata. Questa Coppa Internazionale Europea si preannuncia davvero come un torneo interessante. Purtroppo Lincoln, anzi già ai miei tempi queste competizioni erano molto importanti per preparare al meglio la stagione agonistica e qui abbiamo naturalmente stiamo subendo il Rio Ave incredibilmente. Guardate qua come giocano. Palla giocata sugli esterni, scambiano bene il pallone. Coentrao, grande intervento del difensore. Vabbè, se facevano anche questa occasione qua così. Vediamo se riusciamo. Ameobi. Possesso per Cafu. Attenzione, niente da fare. Lincoln non riesce a girarsi. Fuori gioco, ovviamente. Arriva la segnalazione. Sarà offside. E stiamo subendo con un gol che hanno fatto. Sono abbastanza. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Ottimo recupero, attenzione. Possesso perso. A chi l'è dato? A chi l'è dato? Da Costa, maledizione. A chi l'è dato? Era un'occasione d'oro. Ha dato una palla veramente inguardabile da Costa. Punta l'area. Non c'è fallo, non gridate così. Non c'è fallo, è un intervento netto. Ok ragazzi, stiamo perdendo. Allora, da Costa non mi è piaciuto, quindi lo faccio uscire e faccio entrare subito Tony. Faccio uscire anche Lincoln, metto Carvalho. Non mi è piaciuto Lolley, metto al suo posto Dembélé, così lo proviamo subito e vediamo. Subito tre cambi. Rivoluzioniamo quindi la squadra. La frazione di gioco in questa partita della prima fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Le due squadre tornano ad affrontarsi. Felipe Augusto. Buona qui la lettura del difensore. Niente, qua il difensore non riesce. Ampadu. Felipe Augusto. Riesce bene. Bravo Cafu con il tackle. Hanno portato a termine. Attenzione a questa palla, assicurandosi le prestazioni di un giocatore che faceva gol a mezza Europa. È tra i giovani prospetti più apprezzati. Niente, Tony anche lui è fermato, forse con un fallo. Ancora parecchio. Ha già dimostrato di avere mezzi fisici e tecnici notevoli. Possibilità per la ripartenza. A campo a disposizione. E il portiere recupera il pallone. Buona qui la lettura del difensore. E niente, non interviene. Dai, forza ragazzi. Stiamo subendo incredibilmente. Buon movimento di squadra.
La rimette in mezzo. Attenzione, la palla è lì. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria. Ci hanno dato il calcio di rigore, ci hanno dato, bene. L'arbitro qui non se l'è sentita di estrarre il giallo. E questa è l'ultima, è quanto si è capito dal suo lavoro. Calcio di rigore, ragazzi, eh. Mamma mia. Pallone regalato agli avversari. Attenzione, mamma mia, mamma mia, incredibile. I calci di rigore su FIFA sono una cosa incredibile. Allora facciamo uscire a Meobi che proprio sta, non sta facendo nulla. Fuori anche Cafu, mettiamo Ferguson. Niente, Ferguson anche lui non va bene là. Comunque lo lasciamo in campo, vediamo un po'. Intervento del portiere. Occasione della bandierina. Stiamo facendo assolutamente nulla. Rimane ancora lì, pericolo. Pallone fra le braccia del portiere dopo il salvataggio sulla linea. Grande occasione. Sfortunato qui l'attaccante. Gol solo sfiorato. Possono tirare un sospiro di sollievo. João Carvalho. Attenzione, bella questa palla. Attenzione. Posizione ideale. Palla pericolosa. Però ovviamente qui Carvalho non si fa vedere. Bravo Wright. Sventa qui la minaccia. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Filipe Augusto. Ottimo qui il tiki-taka. Gelson Dalla. E intanto qua ancora i nostri... Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Ok, stiamo subendo comunque, non siamo riusciti a fare granché. Per dare energie e forze fresche in questa gara. João Carvalho. Troppo lunga questa palla, troppo lunga, niente da fare ragazzi. Mi sa che questa prima partita finirà con una sconfitta, ma vabbè. Guadagna metri. Ivo Pinto. Recupera palla e fa ripartire i suoi. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. Niente, ancora una volta una palla persa a centrocampo. Filipe Augusto. Gelson Dalla. A metri per avanzare. Potrebbe crossare. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Niente da fare, la palla è ancora loro, eh? Non siamo riusciti a tenere palla qui. Gelson Dalla. Gol solo sfiorato. Mamma mia. Il gesto tecnico. Facciamo qualche altro cambio, ragazzi. Tanto la partita ormai è destinata. Allora, chi ci abbiamo? Facciamo uscire Samba e mettiamo Smith al suo posto. E a questo punto, ragazzi, non faccio entrare nessun altro, vediamo, giochiamola così. Ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. È ancora un errore sbagliato. Carvalho assolutamente 3 minuti da giocare. Spento, sbagliando poco nel possesso palla. Devo dire complimenti a FIFA. Occhio, perché sembra il Real Madrid o il Barcellona, non lo so, vedete voi. Affidandosi a una fitta rete di passaggi. Occhio alla palla, gol. È arrivato il gol. È arrivato il secondo gol. Va bene così, ci sta. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar. Ampadu non so cosa stesse facendo. Ha alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Se iniziamo così il campionato. Ok ragazzi, giornata da dimenticare per i padroni di casa, battuti davanti. Siamo stati sconfitti, purtroppo. Senza la minima opposizione. Purtroppo, nonostante un mercato a mio avviso anche abbastanza con una bella spesa da parte del Nottingham, abbiamo perso la prima partita 2-0. Abbiamo giocato malissimo, ci può stare. Abbiamo il Bologna intanto. Io direi che noi ci avviciniamo alla partita con il Bologna e ci fermiamo. Intanto offerta di trasferimento per Ameobi. Ameobi onestamente sulla fascia sinistra per adesso è quello che ci rimane.
E quindi per adesso ovviamente rifiutiamo l'offerta del Feyenoord e ce lo teniamo in squadra. E avviciniamoci alla partita contro il Bologna. Ancora un'offerta per Richarlison. Ok, Jadon Richarlison, devo ricordarmi perché lui è un giocatore che è tornato dal prestito, se non sbaglio, e non ricordo se l'avevo messo poi in vendita. Quindi un attimo solo. Vedo offerte di nuovi da prestiti. No, l'avevo messo in prestito, se non vado errato. Se non vado errato, l'ho messo in prestito. Quindi vediamo un attimo. Ad acquisire il contratto di prestito con diritto di riscatto. Allora, trattiamo perché non vogliamo il diritto di riscatto, perché ci può essere utile questo giocatore. Quindi vediamo un po' se lo facciamo. Senza diritto di riscatto, va bene così, non ci interessa, ce lo teniamo noi. Ce lo teniamo noi. Ok, vediamo se. Ok, siamo alla partita contro il Bologna, ragazzi. Purtroppo abbiamo perso la prima partita. Il Rio Ave e l'Udinese hanno vinto. Niente, noi ci fermiamo qui, ragazzi. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti degli acquisti che sono andato a fare per questo Nottingham Forest che giocherà in Premier League in questa stagione. Se vi è piaciuto quindi il video, lasciate anche un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sulla pagina Instagram, sul canale Twitch e sulla pagina Facebook. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 21 con il nostro Antonino Croce e il suo Nottingham Forest. Ciao a tutti, ragazzi!